Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi proveremo insieme alcuni prodotti nuovi arrivati da Sephora recentemente. Non saranno tutti prodotti nuovi, quindi non è una full face, esattamente, ma ci sono un sacco di prodotti nuovi che ho acquistato e che voglio provare insieme a voi. Quindi, oggi proveremo un sacco di nuovi prodotti insieme. Se siete nuovi qui, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi e direi di cominciare. Prima di cominciare, in qualsiasi modo, le mie sopracciglia sono quasi arancioni perché l'altra sera ho usato il Maybelline Tattoo Brow e ho provato una nuova colorazione. E non so perché, ma ieri quando sono uscita dalla doccia erano arancioni. Non so bene come reagire a questa cosa. Potrebbe essere un mio errore, magari ho sbagliato a fare qualcosa, magari ho passato su un detergente, non lo so, un sapone o qualcosa di strano, non ne ho la più pallida idea. Comunque, se le vedete arancioni, tra poco le sistemiamo. Spero di riuscire a sistemarle almeno perché non voglio andare in giro con le sopracciglia arancioni. Come primissima cosa abbiamo da provare questo nuovo primer di Farsali che è il Liquid Glass e l'ho preso sempre sul sito di Sephora quando hanno fatto il 20% di sconto. Vi dico la verità, volete sapere la verità? La mia vita è al punto in cui non ho tempo di provare nuovi prodotti, se non in video. Quindi l'ho usato una sola volta e non ho avuto neanche il tempo di guardare come fosse il risultato, per cui oggi lo proveremo insieme e cerchiamo di capirlo. Dovrebbe essere un primer con acido ialuronico, può essere usato da solo o con il make-up, non continuerò ad utilizzarlo se dovessero esserci delle irritazioni. Ok, bene, bene, bene. Vado ad applicarlo. Non so quanto sia effettivamente luminoso, quindi non so se provare a metterne un po', diciamola così. Visto che fa caldissimo e i miei pori sono ancora più giganteschi del normale, vado ad usare anche lo Smashbox Photo Finish Pore Minimizing. Almeno al centro del viso, dove ho più pori e cicatrici enormi. Posso dirvi tutta la verità e nient'altro che la verità? Oggi fa talmente caldo che non userei nemmeno il fondotinta. Ma volevo filmare questo video, quindi useremo il fondotinta. Come fondotinta abbiamo questo qui di Beauty Blender che finalmente è arrivato anche in Italia. È il Bounce e io avevo già la colorazione 3.55 che ho preso l'anno scorso a New York, ma l'ho presa quando ero super abbronzata, al top della mia abbronzatura, e quindi ho deciso di acquistare anche una colorazione chiara. Su questo qui vale il 20% da Sephora e ho preso 2.30 W, che è questa qui. Non so quanto riusciate a vedere, quanto riuscite a capire, ma più o meno ci siamo. Vi ripeto, se non dovessi fare questo video, oggi non metterei nemmeno il fondotinta perché fa veramente caldo, ma insomma, siamo qui, vogliamo provare prodotti nuovi, quindi tanto vale. Vado ad applicare il fondotinta con la Beauty Blender. Un consiglio che vi darei per quanto riguarda questo fondotinta qui è di usarne veramente poco alla volta. Per esempio, io già qui ne ho preso tantissimo e ora dovrò andare a sfumare, 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 perché comunque ha una bella coprenza e se ne usate troppo rischiate che diventi effetto cakey, almeno su di me tendenzialmente fa questo effetto, cioè inizia a raggrupparsi in alcune zone, diventa, ha un effetto molto pesante, ma se usate la giusta quantità è assolutamente bellissimo. E comunque vedete che la coprenza effettivamente è molto buona perché ho usato soltanto quello che, meno di quello che vi ho fatto vedere che ho tirato fuori, anzi addirittura mi è avanzato, quindi ho qualcosa sul naso che mi gratta. Ah, tra l'altro, perdonatemi, non ho ancora fatto i capelli, ma fa caldo, fa veramente caldo. Come correttore non ho un correttore nuovo di Sephora da provare. Quindi userò il Makeup Revolution Conceal and Define e uso la colorazione C6 e a questo punto vado a metterne veramente pochissimo, solo per andare a cancellare un po' le occhiaie. Anche qui non ho un nuovo bronzer da provare, ma ultimamente sto amando questo qui di Huda Beauty che è il Tantour nella colorazione Light. E lo sto usando veramente tantissimo. In una giornata in cui ho una bella pelle, quindi non ho vari rossori, brufoletti, eccetera, non mettere il fondotinta, userei un po' di correttore dove ne ho bisogno e andare a usare questo qui perché è molto naturale ed è veramente facilissimo da sfumare, dura tutto il giorno, non è troppo intenso, quindi è molto leggero e
potete andare a modificare la quantità come volete, è fantastico. Vado a usare un Morphe M439, vado a togliere l'eccesso sul dorso della mano e poi vado ad applicarlo. Oh wow, ok, lo vado ad applicare qui. E di solito non porto il bronzer così tanto avanti, ma oggi mi va. Non lo so, voglio questo look molto abbronzato, molto semplice. E per me il look ideale d'estate è questo, con un bronzer in crema e un po' di mascara o delle belle ciglia finte non troppo lunghe, molto naturali. Per me è il top. Comunque per me il metodo migliore per usare il Tantour di Huda Beauty è con la Beauty Blender. Si fa molta meno fatica, molto più veloce e comunque si sfuma benissimo. Io amo questo prodotto, ve lo giuro. Vado a usare un po' del correttore di prima, pochissimo, solo qui sui lati del naso e sopra le labbra, perché intorno al naso tendo ad avere dei rossori, che alla fine è una cosa normale, tantissime donne li hanno. E invece sopra le labbra vado ad applicarlo perché ho un po' di discolorazione e qualche volta può sembrare che abbia i baffi, ma non sono baffi, è solo discolorazione. Vado a settare la zona T con la Laura Mercier, e il motivo per cui non ho qui una nuova cipria è che ho notato che tante volte quando mi escono i brufoli è perché provo una cipria nuova. Non so, mi è sembrato così. Ovviamente non ne posso essere totalmente sicura perché provo talmente tanti prodotti nuovi, qualche volta anche tutti insieme, che capite che è un problema capire cosa mi ha fatto uscire questo brufolo e perché. Però ho notato che con questa qui di Laura Mercier me ne escono molti di meno rispetto a prima. Il motivo per cui non ho usato il correttore anche sulla palpebra mobile è che abbiamo da provare un nuovo primer per gli occhi, che è questo qui di Anastasia Beverly Hills, che è l'eye primer di Anastasia Beverly Hills. Wow Giulia, ok. Non si vuole fermare, non so se riusciate a vederlo, ma non si vuole fermare. Che faccio adesso? Oh, che cosa faccio adesso? Vado ad applicarlo prima sul dorso della mano perché secondo me è troppo. Io vado ad applicarlo sulla palpebra. E da quello che dicono su Instagram, questo dovrebbe essere ancora meglio della base di P. Louise. Non ve lo so dire perché io non l'ho ancora provata. Sono rimasta un po' indietro. Ma da quello che ho sentito dire dovrebbe essere ancora meglio. E quella di P. Louise è diventata famosissima in poco tempo, proprio perché tutti quanti dicevano che è straordinaria. Abbiamo da provare anche questa nuovissima palette qui, che è di Natasha Denona ed è la Sunset Palette. Allora, questa qui non è nuovissima, tecnicamente la più nuova da Sephora era la nuova di Anastasia Beverly Hills con Alyssa Edwards, ma una settimana fa più o meno Sephora ha fatto gli sconti sulle palette e vi ho avvisato anche su Instagram tutte queste cose qui e vi ho detto che ho acquistato la Sunset Palette, che invece di 113 euro mi è costata 90, che è comunque folle per una sola palette, ok? Però l'altra che avevo provato di Natasha, la Gold, è la mia bambina, la amo alla follia, mi piace tantissimo e ho deciso di prendere anche la Sunset visto che era scontata. Non mi serviva, ma andiamo. Come dico sempre al mio ragazzo, non senti il tuo cuore battere quando lo vedi. Ok, all'interno è fatta così. E non l'ho ancora provata, l'ho swatchata senza alcuna pietà. Non so se abbiate visto anche voi le mie impronte su questa palette. Non l'ho ancora provata sugli occhi e oggi la proveremo insieme per la primissima volta. Così come nell'altra palette di Natasha ci sono un paio di colori che sembrano molto simili, per esempio questi due qui, ma questo qui è leggermente più scuro ed è leggermente più caldo, più color mattone. Questo invece è proprio arancio ed è abbastanza più chiaro. Non so se si veda dalla fotocamera, sinceramente. Ok, dalla fotocamera non si vede comunque bene la differenza, ma questo qui è molto più scuro dal vivo rispetto all'altro. Inizio con Horizon e vado a usarlo come colore di transizione. Un
Poi prendo Pangin, credo si chiami, e vado ad applicarlo nella piega dell'occhio e nell'angolo esterno. Uso il pennello di prima con ancora un po' del colore che ho usato prima, che era Horizon, e vado a sfumare. Ora vado a prendere Vulcano e vado a usarlo nell'angolo esterno dell'occhio. Vado a riprendere il primer di Anastasia Beverly Hills e vado a usarlo per creare un half cut crease. Vado a prendere l'oro più chiaro della palette e vado ad applicarlo dove ho appena messo il primer. Poi vado a prendere Morgana e vado ad applicarlo tra l'oro brillantinato e l'angolo esterno dell'occhio in cui abbiamo usato il marrone scuro. E mi sono dimenticata di accendere la luce dietro. Ok, direi che posso anche ritenermi abbastanza soddisfatta. Prendo la cipria con la Beauty Blender e la vado a passare nell'angolo esterno per andare a pulire un po'. E la vado a rimuovere. Invece nella rima inferiore dell'occhio vado a prendere Sinai, che è l'arancione più scuro, e vado a passarlo dall'angolo esterno all'angolo interno. Wow, posso avere un like per il classico look estivo da tutti i giorni? Devo dire che il primer di Anastasia è veramente molto intenso, non me ne ero resa conto prima, ma va a definire tantissimo. Come mascara abbiamo da provare il nuovissimo Damn Girl di Too Faced. Questo qui è lo scovolone. È gigantesco. E proviamo ad applicarlo. Ok, questo qui è l'effetto del mascara. Considerate che io ho delle ciglia molto corte e molto sparse, diciamo. Non lo so, l'effetto è anche carino. Per il prezzo, vi dico la verità, secondo me ci sono anche dei mascara economici che fanno la stessa cosa. Non lo so, quindi questa primissima impressione è carino, non mi sembra straordinario. Devo andare a comprarne altri 4 subito, non so se mi sono spiegata. Come ciglia finte applico le Velour Lashes in Here to Slay. Tra l'altro in questo preciso momento mi sto facendo tantissime domande e diciamo un esame di coscienza, no? Per capire che cosa stessi pensando quando ho deciso di attaccare il tappetino peloso a questa sedia. Cioè, nel senso, ogni tanto bisognerebbe farsi anche gli affari propri. Non credete anche voi? E magari pensare anche alle conseguenze delle proprie azioni. Allora, siccome abbiamo già usato il bronzer, perché abbiamo usato quello di Huda Beauty, andiamo a usare il blush. E come blush ci sono queste due novità di Dior, che sono i Luminizer Blush, credo siano in edizione limitata, non lo so, mi sono stati inviati gentilmente da Dior e credetemi, ero più scioccata di voi, non avete neanche idea, non mi aspettavo di ricevere prodotti a casa da Dior, io, ma ok. Comunque abbiamo due colorazioni che sono queste qui, questo qui è il numero 10 e questo qui è il numero 11. Oggi uso questo qui che è il numero 10 e non li ho ancora provati, quindi non so, magari sono super intensi e io non ne ho la più pallida idea. Vado ad applicarlo sulle guance. Ok, è abbastanza rosato, quindi con questo look avrei preferito qualcosa più sul pesca o qualcosa di più aranciato. Comunque non mi sembrano estremamente pigmentati tanto da aver paura di utilizzarli. In teoria, come illuminante, quello più nuovo che ho in questo momento dovrebbe essere questo qui di Dior, che è la Glow Face Palette della collezione Dior Backstage. Hanno fatto questa nuova palette che è nel numero 2 Glitz, che è fatta così. Però l'ho usata anche nell'ultimo video in cui abbiamo provato insieme i prodotti di Dior. E oggi oltretutto vorrei qualcosa di un po' più soft, lo so. Scusatemi, vado a usare questa palette qui di Hourglass, che è sporchissima, che non mi vedete mai usare in video, ma in realtà uso molto spesso e la adoro perché ha un look super naturale. Per esempio, questa per i matrimoni secondo me è la palette perfetta, perché vi dà quella luminosità che però non è un illuminante, è come se la vostra pelle fosse luminosa e sana. E infatti per il matrimonio
del fratello del mio ragazzo, truccherò io la mamma del mio ragazzo e penso proprio di usare questa palette qui su di lei e anche su di me, onestamente. Vado a prendere questo pennello qui che è un Morphe M500. Vado a prenderle tutte e tre. Ce la posso fare? Vediamo un po', ok? E le vado a passare sulle guance. Non so se riusciate a vedere, ma non è ben super illuminante, intensissimo, che cosa hai addosso. È molto leggero e se volete rendere il vostro illuminante ancora più intenso potete usare questo come base e usare un illuminante normale sopra. Ma io amo questo effetto. Se non avete la pelle estremamente grassa potete usarne un po' anche sul mento. Ok, come rossetto non ne ho uno nuovo, ma ho pensato... Anastasia è arrivata da poco da Sephora, quindi uso uno di questi qui di Anastasia Beverly Hills e questo è nella colorazione Ashton. Bene, volevate sapere come sono i miei capelli naturali? Questi sono i miei capelli naturali, asciugati completamente all'aria, non pettinati, totalmente spettinati, crespi. Dovete perdonarmi, ma io non ho alcuna intenzione di farmi i capelli oggi, fa troppo caldo. Tra 30 secondi avrò di nuovo il mio chignon, quindi veramente scusatemi, mi piacerebbe essere più presentabile per voi, ma fa veramente caldo qui dentro. Comunque, questo qui è il look completamente finito. Ovviamente non è niente di estremamente innovativo o particolare, è il classico look sui toni caldi, ma con una palette del genere non potevo di sicuro fare qualcosa di fucsia. Niente, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un bel like, mi aiuta tantissimo a raggiungere nuove persone e a far crescere la nostra famiglia. Grazie infinite per avermi fatto compagnia oggi e spero tanto di vedervi anche nel mio prossimo video. Ciao!